1986 la Lancia vinse due mondiali marche, quindi già con i colori all'Italia. Poi dal 77 all'inizio l'Alitalia non ci fu sulle prime 131, mentre dal 78 comparve l'Alitalia sulle 131 di Walter Röhr, Marco Allen, Verini, Salonen e Lampinen. E poi vinse nel 78, bravissimo, eccolo qui, Marco Allen, la Coppa FIA con la 131 all'Italia. Mentre nel 77 un certo Attilio Bettega, che vinse il trofeo con la 112, per premio ebbe la possibilità di correre su una Stratos all'Italia a Rally d'Aosta, dove, pensate un po', riuscì a arrivare secondo dietro a Sandro Munari, e la navigatrice di Attilio era stata Isabella, sua moglie, in quell'occasione. Quindi, ma adesso mi piacerebbe fare una domandina proprio a proposito di quel volo famoso all'Italia del 77 di cui parlava prima Daniele. La vorrei fare a Andrea Cordovani. Allora Andrea, ci racconti tu, per piacere, vieni qui, prenditi il tuo applauso per il libro meraviglioso che hai scritto, raccontaci un po' di quel volo. Allora, quello fu un volo molto particolare, scusate se vi do le spalle, fu un volo molto particolare perché Audetto aveva fatto il super team e c'erano 531, di cui due colorate all'Italia, e ci correva questo signore qui alle mie spalle e macchine con le due all'Italia. E l'ha raccontato anche Simo Lampinen. È un volo un po' particolare perché c'è turbolenza, c'è del maltempo, allora ritardano la partenza e poi partono, e appena in volo un fulmine colpisce il posto dove, vicino il posto dove era seduto Marco, che si impaurisce terribilmente, ma forse, ho il sospetto io ma non la certezza, si era impaurito molto di più Salonen e il suo navigatore, perché hanno iniziato insomma a essere un pochino generosi con il bere. E che succede? Poi glielo faremo raccontare. E cosa succede? Succede che è una situazione un attimo anche un po', diciamo, imbarazzante. La signora Stignani più volte chiede a Audetto del perché succedano certe cose. L'aereo a terra, il Timo Salonen, visto che scende con delle ciabattine, quelle che danno in business. Questo è un aneddoto raccontato da Walter Röhr. Prima classe, first. Questo l'ha sottolineato Marco, prima classe. No, ragazzi, a Daniele ve li pagava i voli dall'Italia o nel contro? No, ve li pagavate voi, va bene. Allora, è lo sponsor allora. Terminiamo il racconto, chiudiamo quindi quello che è stato il 79, l'ultima stagione dell'Alitalia nel Rally. Debutta la Ritmo Gruppo 2 con Bettega e Pir Eklund, e poi con la 131 nel mondiale con Marco Allen e Walter Röhr, e poi c'è anche il Giro d'Italia.